Nata nel 1960 dalla passione di un gruppo di liceali, oggi la Dinamo Basket Sassari è indiscussa ambasciatrice della città e della Sardegna nello sport, con all'attivo due primi posti in Coppa Italia, uno in Supercoppa Italiana e un secondo posto nel campionato di Serie A. Ma la Dinamo non è solo sport. Per volontà del presidente Stefano Sardra e di suo fratello Carlo, amministratore della società sportiva, nel 2011 nasce la Fondazione Dinamo, al fine di promuovere eventi di beneficenza e attività a favore dei giovani. A Canestro per la Sardegna, la raccolta di fondi per le vittime del ciclone Cleopatra e l'adesione al Teddy Bertos sono solo alcuni esempi delle iniziative portate avanti dalla squadra. La Dinamo promuove iniziative a scopo benefico e iniziative per valorizzare la Sardegna. Da dove provengono queste idee? Penso che oggi sia fondamentale unire qualcosa di sociale all'aspetto sportivo. Noi oggi siamo visti come un esempio dal punto di vista sportivo, vogliamo esserlo anche dal punto di vista sociale. Volevamo che la squadra rappresentasse un po' tutta l'isola, per cui siamo in grado così di poter esporre quello che è il nostro prodotto per portare il cliente, tra parentesi il turista, sull'isola. Avete accolto l'iniziativa del Teddy Bertos. Come hanno reagito i bambini quando avete consegnato i peluche all'ospedale pediatrico? Quando andiamo negli ospedali troviamo sempre delle situazioni che sono molto particolari, che sono molto tristi, per cui una volta in cui andiamo in queste strutture vogliamo prima di tutto portare un sorriso. La possibilità di portare anche i pupazzetti è stato qualcosa di veramente importante, perché oltre al giocatore che però rappresenta l'idolo hanno avuto anche la possibilità di averci il gioco. Una domanda sulla serata che si è svolta il 30 dicembre, che ha visto sfidarsi la Dinamo Sassari e la Dinamo Lab. Come hanno accolto i giocatori l'idea di fare questa sfida? Sono rimasti molto contenti, anche perché sono prima di tutto amici, a prescindere da quelle che possono essere le fortune o le sfortune da un punto di vista fisico. I ragazzi della Dinamo Lab dal punto di vista psicologico e mentale sono solo esclusivamente un esempio, perché sono le persone che si godono, che vivono meglio in assoluto la vita, e molto spesso quando noi siamo nervosi, siamo tristi, dovremmo guardare loro e capire che grande insegnamento sono. Abbiamo intervistato anche i giocatori per sentire le loro opinioni. Cosa ne pensi delle iniziative benefiche promosse dalla Dinamo Sassari? Ma penso che siano delle iniziative molto importanti, perché comunque la nostra visibilità può portare molte cose buone sia alla Fondazione Dinamo e comunque alle persone, alle associazioni con cui facciamo riferimento. Penso sia veramente importante per una squadra di pallacanestro fare attività benefiche, andare negli ospedali a trovare i bambini, andare a trovare tutti i nostri tifosi che ci sostengono ovunque nell'isola. È una cosa che ci fa crescere anche tanto come persone. Ma è sicuramente una parte fondamentale del nostro progetto. Quest'anno abbiamo aderito anche al progetto One Team dell'Eurolega, dove abbiamo cercato di inserire e fare vedere un po' come funziona il mondo della pallacanestro dei ragazzi di Sassari, quindi è una parte fondamentale. Io tra l'altro sono uno degli ambasciatori e ne sono fiero, orgoglioso che alla fine questi ragazzi sono riusciti a stare assieme in un gruppo e a vivere all'interno di una squadra. A febbraio di quest'anno la squadra ha firmato un accordo con la Regione Sardegna, che ha portato all'adozione dell'immagine dei giganti di Monteprama sulle maglie. Lo scopo è quello della promozione turistica dell'isola, ma il paragone tra i giganti di pietra e quelli sul campo risulta inevitabile, vista la grande energia della Dinamo Sassari in ogni proprio impegno, sportivo e sociale. Speriamo di rappresentarli al meglio, sono dei guerrieri e vogliamo, insomma, dimostrare in campo di essere dei guerrieri anche noi. La mentalità giusta per raggiungere nuovi e prestigiosi successi.